Sì, prima del dibattito, giusto una questione di metodo. E intanto a me dispiace che l'assessore non venga, ringrazio chi è venuto a parlare, a illustrarci, ma mi sembra grave che né l'assessore né il direttore generale Tonini vengano qua, visto che l'altro giorno è andato a fare una posa virtuale della prima pietra dell'ospedale di Cesena. Se è disponibile a fare questi show davanti ai giornalisti, non capisco perché qua noi non possiamo avere queste notizie. E poi su questo farò domande. Niente, allora a me piacerebbe invece avere appunto qualche informazione, visto che è uno degli argomenti all'interno del documento di Aravasta del nuovo ospedale di Cesena, perché appunto qualche giorno fa c'è stata questa posa virtuale della prima pietra in cui il direttore e il sindaco di Cesena sono andati sul terreno dove pare sorgerà il nuovo ospedale e con un progetto in mano. Perché io guardo quello che è uscito sui giornali, abbiamo già un disegno, abbiamo già una quantificazione di costi, abbiamo già la stima delle superfici, ci dicono che costerà circa 160 milioni per le opere edili, 40 per le attrezzature, fra i 5 e i 12 milioni per viabilità e parcheggi. Quindi sembra, dalle notizie di stampa, che siamo ad un livello avanzato di progettazione, perlomeno di progettazione preliminare. Siccome qua non sappiamo niente, mi piacerebbe avere qualche elemento in più. Inoltre, qualcuno dice è il sindaco di Cesena che ha richiesto il nuovo ospedale, qualcuno dice no, è la regione che l'ha proposto. Anche qui piacerebbe capire da dove è nata questa esigenza, perché costruire un nuovo ospedale non è una cosa né buona né cattiva in sé, bisogna capire se c'è l'esigenza. Allora, a me piacerebbe capire se è stato fatto uno studio, prima di tutto, delle esigenze sanitarie di quella zona che fa parte del reticolo della Romagna, perché secondo noi quando si fa un progetto si parte dalle esigenze. Allora, è stato fatto uno studio di fattibilità sulle esigenze di qui ai prossimi 20 anni, sulle esigenze che al momento non sono corrisposte e sulle esigenze che dovranno essere corrisposte di qui ai prossimi 20 anni? Perché se partiamo dal presupposto che abbiamo una bella idea, costruiamo una nuova scatola, allora il presupposto è sbagliato, perché guarda caso lo stesso giorno in cui escono sul giornale il progetto c'è un articolo su Sette Sere di Legacoop in cui dice che bello, noi siamo già qui pronti a costruire. Allora, è importante riattivare l'economia perché qualcuno può costruire delle scatole o è importante perché ci sono delle esigenze che noi vogliamo andare a colmare? Perché i percorsi sono diversi e quindi vorrei capire se c'è uno studio o se si ha intenzione di farlo che dica quali sono le esigenze, quali sono i reparti che andranno in questo nuovo ipotetico ospedale, quali saranno le dotazioni e quale sarà il personale. Perché se si parte a sparare cifre senza avere nessun dato di cognizione a valle, allora secondo noi c'è un errore, anche perché diciamo, le esperienze ce l'abbiamo, cioè se noi pensiamo a Cona. Io non vorrei che andiamo a finire in delle storie come quelle di Cona, visto che parliamo di costruzione, visto che parliamo di cooperative. Quindi il nostro dubbio è questo e a me sarebbe piaciuto appunto avere l'assessore e avere Tonini qui, ma spero che qualche risposta me la possiate dare anche voi, perché visto che sui giornali le notizie ci sono, a me sembra strano che in commissione noi invece le notizie non le possiamo avere. Sempre sull'Ausl unica. Mi piacerebbe sapere invece a che livello è arrivata l'integrazione. Io non ero semplice cittadino, come mi sento ancora, quando nel 2013 vennero a Savignano a presentarci il progetto di riunificazione. Già allora ebbi qualche dubbio perché ci dissero l'unificazione si fa per migliorare le prestazioni, ma avremo circa 30 milioni di euro di risparmio l'anno. Che rispetto a quanto cuba l'Ausl unica Emilia-Romagna vuol dire non ci sarà nessun risparmio, non ci sarà nessun efficientamento, o a parte uno zero virgola. E allora mi piacerebbe sapere, al di là diciamo, dei risparmi, però se questa integrazione comincia a essere effettiva, quindi se lato software, lato amministrazione, e questo è un aspetto, lato logistica, lato agende, cartelle, referti, si va verso un'integrazione oppure no? Perché io ho notizie che ancora fra ex Ausl non ci si riesca a parlare.
se si stanno costruendo delle modalità operative uniche o comunque almeno che abbiano un unico metodo di lavoro fra medici e reparti e infermieri, anche perché se parliamo di hub and spoke, poi bisogna che se nel lab si lavora in un certo modo, anche nello spoke si lavora in un certo modo, altrimenti poi l'efficienza e l'efficacia secondo me rischia di cadere. Altre due domande ancora più specifiche sono la cardiologia di Cesena con l'emodinamica, di cui si era parlato, era una delle ipotesi di portarla a H24, invece mi pare che nel documento finale la cardiologia, l'emodinamica H24 su Cesena non ci sia, quali sono i motivi e se c'è un razionale anche di sicurezza, perché abbiamo avuto dei casi che trasportare il paziente piuttosto che una delle ipotesi trasportare l'equipe ci siano dei problemi ben diversi e come mai questa soluzione non si è trovata. Un altro degli aspetti storici di cui si parla nella ASL unica è quella del centro del laboratorio unico di Pieve Sistina, che ha avuto e ha dei costi enormi per quell'affitto, e praticamente con quell'affitto ormai ci potevamo essere comprati lo stabile, ce lo potevamo essere costruiti da soli, per capire anche qui a che punto siamo. Grazie. Sul tema dell'ospedale di Cesena, l'assessore ha chiesto alla componente tecnica dell'assessorato di fare una valutazione di quali erano gli ospedali che rispetto alle necessità di messa a norma del prossimo futuro erano nelle condizioni di maggiore criticità. Perché oggettivamente il patrimonio ospedaliero della nostra regione è altamente eterogeneo allo stato attuale e sono state individuate tre criticità: l'ospedale di Piacenza, l'ospedale di Cesena e una parte rilevante dell'ospedale Sant'Orsola, che anche se ha avuto alcune realizzazioni innovative, anche recenti, molto importanti, continua ad avere delle stanze a sé senza bagno, per cui evidentemente. E per messa a norma io intendo complessivamente antincendio, antisismica e la parte anche di messa a norma ai requisiti alberghieri, compresi quelli previsti insomma dagli standard. Questo è stato il ragionamento, cioè l'individuazione di quelle situazioni nelle quali un intervento semplicemente adattativo delle sedi già esistenti sarebbe stato di difficile realizzazione per continuare a dare risposta ai cittadini, perché la grande differenza fra un nuovo ospedale e la ristrutturazione pesante di un ospedale già esistente sta nel fatto che nel primo caso è possibile continuare l'assistenza nel vecchio ospedale fino a che non si attiva il nuovo. Evidentemente sono sempre percorsi molto impegnativi e complessi che non hanno dei costi così differenziati, perché ristrutturare in forma pesante un vecchio ospedale costa circa 2.000 euro al metro quadro e non costa molto di più costruire un ospedale nuovo, ma ripeto, la valutazione non è stata tanto legata al fabbisogno della popolazione, che non si prevede nei prossimi 20 anni se non per un relativo spostamento dall'assistenza alla popolazione giovane verso quella della popolazione anziana, si modifichi in maniera macroscopica, ma legata appunto ad un'analisi tecnica di quelle che erano le potenzialità delle sedi già esistenti, e Cesena è indubbiamente uno degli ospedali nei quali è più difficile pensare di condurre un percorso di messa a norma della sede esistente mantenendo la funzionalità della medesima. Dopodiché su questa base è stato avviato un gruppo che però non ha ancora minimamente finito i suoi lavori, perciò io ripeto della stampa non posso rispondere, per fare un esame di prefattibilità, che sostanzialmente significa mettere in fila appunto i macro determinanti delle strutture, posti letto, funzioni e fabbisogno economico, per inquadrare questa necessità in una fattibilità effettiva che poi va portata ad una sua realizzazione. E la nuova struttura idealmente dovrebbe anche permettere il superamento della struttura di Pieve Sistina, contenendo anche quella struttura, sicuramente
L'affitto è molto oneroso, io l'ho vissuto anche in prima persona da direttore generale della US di Forlì, ma il percorso attivato a suo tempo per l'acquisizione in affitto della struttura è un percorso che non ha avuto quei caratteri di trasparenza che permettano sic et simpliciter o avrebbero permesso nei momenti in cui anche lo stesso contratto lo prevedeva di superare l'affitto per un acquisto. E è un tema che si sta ancora valutando, perché è chiaro che se anche se si parla di un nuovo ospedale, comunque da qui a là il tempo è molto lungo, anche attraverso uno specifico quesito all'ANAC per comprendere che anche se sono mancanti dei tasselli o sono mancati dei tasselli che permettano un passaggio. Cioè, oggi la situazione è perfettamente legittima, perché è chiaro che l'affitto poteva essere attribuito in quel modo, ma poi l'acquisto richiede dei passaggi diversi per andare in quella direzione. Rispetto al tema della dinamica H24, è un tema di riflessione che trova una problematica relativa al fatto che i numeri previsti anche dal DM70 per le PTCA primarie, oggi su un bacino d'utenza come quello della provincia di Cesena non permettono, cioè, di avere due centri H24 funzionanti nella provincia. Poi, ripeto, è sicuramente un tema da porre alla riflessione, ma oggi come oggi meccanicamente di difficile soluzione in un passaggio solo. Dopodiché, qual è il livello dell'integrazione? L'integrazione è sempre un processo che prevede vari passaggi. Ogni tanto ci sono delle buone notizie. Dal 1° di gennaio, ad esempio, tutta l'AS della Romagna gestisce il personale con un unico software e sono stati felicemente pagati gli stipendi, che è sempre il passaggio che permette di vedere se le procedure di gestione del personale funzionano o non funzionano. Sulle altre tematiche si sta procedendo. È chiaro che partendo da un livello di eterogeneità grande e non avendo la possibilità di fare investimenti in conto capitale in maniera, come dire, libera, dovendo tutti noi rispondere ad un quadro complessivo di controllo della finanza pubblica, chiaramente i passaggi non sono così immediati. Sul fronte degli aspetti invece che non richiederebbero investimenti ma che richiedono un lavoro comune, io auspico che il documento di riordino permetta, nel chiarire anche le relazioni fra i vari punti della rete, di fare un passo avanti decisivo nella maggior omogeneità delle modalità di presa in carico delle patologie e quant'altro, che sono poi le cose più utili per... Il passaggio fatto ormai molti mesi fa di riorganizzazione amministrativa mirava un po' a realizzare qualcosa di analogo sul versante amministrativo e oggettivamente l'unificazione delle responsabilità in capo ai diversi ambiti della gestione amministrativa costituisce anche in questo caso un primo passo per... Bertani? Sì, io intanto ringrazio la dottoressa per le risposte, perché almeno sull'ospedale di Cesena, al di là dei giornali, qualche elemento in più lo abbiamo avuto e ancora sono pochi, ma capisco che essendoci un gruppo di lavoro che ancora è a livelli iniziali e i dati non siano tanti. Invece, rispondo alla consigliera Montalti, non mi metto una casacca perché siccome il sindaco di Cesena, che è del PD, propone l'ospedale, io sono del Movimento 5 Stelle, dico no, l'ospedale non deve essere fatto. Mi pongo invece appunto di entrare nel merito. Entrare nel merito vuol dire capire, e già qualche elemento ci è stato dato, quali sono le problematiche, le criticità e le necessità e chi ci sta lavorando dal punto di vista tecnico. È chiaro che se parliamo di ruoli, il DG dell'ASL che va sul terreno, non a mostrare il terreno, ma a mostrare un progetto, perché sul giornale ci sono le fotografie di un disegno e ci sono i costi, a me sembra che quello, e mi sembra che anche comunque qualcuno di quelli che è intervenuto abbia sottolineato che forse qualcuno ha corso un po' troppo, che non sia opportuno, perché prima ci deve essere una valutazione fatta per bene. E questo è quello che chiediamo noi. Quindi non ce l'ho col sindaco, ma ce l'ho magari col DG, che forse è bene che venga a parlare
sia nei consigli comunali ma anche nei consigli regionali per conoscere quello che sta succedendo. E per l'ermodinamica H24 una delle soluzioni proposte era quello di fare, ovviamente per non far aumentare i costi, era quello di fare di rendere la disponibilità della squadra dei medici agli spostamenti. Era una delle valutazioni fatte, però al momento mi piacerebbe capire perché è naufragata. Per l'integrazione, anche qui ringrazio per la risposta, perché ho capito a che livello siamo, alcuni passi ci sono, però per il resto mi sembra che siamo molto indietro. L'altra cosa, anch'io ringrazio il Presidente Zoffoli perché ha portato la sua esperienza, ma lui oggi non è qui a fare le funzioni dell'assessorato. Invece in alcuni momenti è sembrato che facesse funzioni dell'assessorato. Vanno distinte le due questioni e purtroppo l'assessorato manca. Grazie.